amico, ma che pezzo ti ho tirato fuori! Scancanensi, anno 1999. Questo è Charlie Big Potato, il brano che apre il disco Post Orgasmic Chill. Mamma mia che ricordi, sto tornando ragazzino a suonare sta roba, ho anche perso mezzo chilo. Prima di tutto vatti a scaricare subito il PDF con la trascrizione completa, nota per nota, del brano, se te lo vuoi studiare con calma. Altrimenti segui il video e ci sono anche tutti i capitoletti sempre nelle note, così se vuoi puoi skippare da una sezione all'altra nel caso non ti servisse la partitura perché non la sai leggere, faccio per dire. Andiamo a vedere le varie sezioni partendo dall'intro. Questo brano è un brano suonato molto forte, non è particolarmente difficile, però il fatto che richieda sempre questo peso su casse rullante rende un po' complesso il groove base, che è questo fondamentalmente, che è quello che è il groove principale del pezzo. Perché richiede una serie di colpi di cassa ravvicinati e questi due colpi su rullante che devono essere sempre presenti, quindi il rischio è di suonare il primo forte e il secondo un po' tipo ghost notes, questo si chiama control stroke, quando hai un colpo forte e un colpo... Invece qua noi vogliamo due rim shot, ok? Per suonare questo tipo di groove, questo è quello che faccio io, non è che è obbligatorio farlo, però io mi trovo più comodo a suonare in posizione più aperta, in posizione più German, in questo modo riesco a usare più il polso, quindi a dare più spinta usando sia la Möller che il polso proprio bello aperto. Solitamente suonerei un pochino più chiuso, in posizione così chiamata americana. Questa invece è la posizione francese quando le bacchette sono parallele. Andiamo a suonare l'intro, una misura prima ti faccio sentire questa introduzione del groove di cui ti parlavo all'85% del tempo originale, quindi andiamo un pochino più lenti. Qua comincia la strofa che gira sempre sullo stesso tipo di groove, semplicemente col Charlie chiuso, però casse rullante rimangono forte, quindi dovrò comunque usare gli stessi pesi, gli stessi concetti che ti dicevo prima per casse rullante. Andiamo a vedere la sezione successiva alla strofa, che per me io l'ho chiamata già ritornello, perché si ripeterà tre volte, quindi ho considerato questo il ritornello della canzone. Qua siamo sul Charleston. Con questa cosa con gli accenti, la suoniamo sempre rallentata. Attenzione alla posizione degli accenti che è precisa e specifica. Andiamo a suonarlo. E qua ricomincia la sezione che io ho chiamato reintro, anche se poi c'è il cantato, che quello potrebbe essere considerato ritornello, però c'è una sola volta, quindi io l'ho chiamato reintro o bridge numero uno, insomma. Quindi hai sentito come sono gli accenti. Questo in velocità magari è un pochino più, facciamolo al tempo originale, è un pochino più difficile, lì dipende da come te la cavi con i colpi singoli e con gli accenti, in sostanza. Questo è il tempo originale. Ti consiglio di non pestare, soprattutto con la mano sinistra. Fai attenzione a non partire subito così che senti che, come se ci avessi una pistola puntata dietro la schiena. No, rilassato, quindi il movimento di partenza con la punta della bacchetta e poi l'accento. Questa è l'idea. La sezione successiva sostanzialmente ripete lo stesso groove. C'è un fill in mezzo ed è questo con gli accenti. Andiamo a sentirlo, poi te lo suono sempre rallentato all'85%. Ok, allora il fill è
Facciamolo molto lento. Io mi trovo comodo con questa diteggiatura, potrebbe anche essere che magari chiudi con la destra e vai sul crash con la sinistra, insomma, però facciamolo ancora una volta, 85%. Anche qua è importante avere velocità e riuscire a dare peso sugli accenti. Io qua utilizzo la tecnica Muller, insomma, questa tecnica dove spingo giù. Con questa tecnica, ora ho suonato più veloce di quello che serve, ma per capire che con questa tecnica riesco a suonare sempre forte e potente senza necessariamente alzare la punta della bacchetta. Alzando la punta della bacchetta a una certa velocità, poi non ho più il tempo di riuscire ad avere questo peso, devo avvicinarmi per forza. Invece con questa tecnica riesco sempre ad avere peso perché sfrutto tecnica Muller, Muller bassa nello specifico. Andiamo avanti. Il secondo ritornello, dove siamo ancora sul Charleston, vediamo solamente come entriamo nel bridge, perché c'è una variazione interessante sul Charleston. L'andiamo a sentire. Ok, c'è questa terzina che è... suonata, quindi devi essere reattivo e aprire leggermente nell'uscita. E qua entriamo nel bridge, che è la parte più interessante, perché l'avremmo potuta scrivere tre quarti, tre quarti, tre quarti, c'è pa 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 pa, one, two, two, three, one, two, three, one, two, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Io l'ho pensata in 4 quarti, ok? Te la faccio sentire rallentata anche di più. Siamo sul bordo del rullante, con la cassa che suona tutti i 4 quarti, quindi cassa in 4, mezzo piano, cioè non è pestata, ok? Con le mani invece cerco di suonare forte. A proposito, ho questo accessorio. Questo è un accessorio della Yamaha, che serve per avere un suono di bordo più prevalente rispetto a questo. In questo caso, questo è il suono che probabilmente lui ha usato in studio per registrare il disco, però vedo che questo lo usa dal vivo. Allora l'ho montato per replicare anche il setup che lui, almeno allora, utilizzava, e ha una porzione di attacco un pochino... Il suono non è bello come quello del cerchio, però è un pochino più presente, quindi l'ho montato, l'ho usato. È un dettaglio. È fuori produzione, l'aveva fatto Russ Miller, quindi se lo cerchi sappi che lo troverai su eBay o siti del genere. Ok, andiamo a vederlo, un paio di battute prima. E poi qua la sezione prosegue più o meno sullo stesso tipo di portamento, però andiamo sul crash. Attenzione a questi giochini che fa con i due colpi di Charlie e con i due colpi di ride. Lui usa un ride molto pesante, proprio cioè, suono quasi da campana. Io non uso ride del genere, non sono riuscito a replicare un suono simile, che ha molta punta, molto attacco. Per avvicinarmi un pochino a quel suono, sono andato a suonare più vicino alla campana, perché più vado sul bordo, più è crash, no? Più vado verso la campana, più il suono è compatto, quindi per cercare di replicarlo vado lì. Andiamo nella sezione successiva, dove andiamo sul rullante. Non è particolarmente complessa, solamente attenzione alla fine, perché comincerà a utilizzare, ad alternare
Crash e China. Se non ce l'hai, fa lo stesso, usa un altro Crash. Io ho cercato di replicare il suo setup, come faccio sempre, ho anche messo lo Splash, che di solito lo tengo proprio per farci giocare le bambine, lo uso mai. Però c'è una cosa interessante alla fine dove alterna Crash e China, quindi andiamo a farla, siamo sempre nella sezione del bridge. Bella questa sezione qua, cioè è stata costruita veramente sempre in crescendo, ci sono delle cose interessanti che voglio andare a vedere. C'è un fill in mezzo facile facile, è tutto sui colpi singoli, bello punk rock, che è un po' l'attitudine di Mark Richardson. Occhio che qua stiamo pestando, quindi il fill... deve essere aggressivo quanto il groove, altrimenti se facciamo un fill che molla, no, siamo lì... No, vi spiego. Ok, dalla sezione dopo il fill comincia a utilizzare la cassa in ottavi, quindi la suona sempre alla Keith Moon. Non è difficile, però attenzione perché il rullante è in una posizione dove a volte è facile flemmare, acciaccare la nota che abbiamo suonato sul rullante e sulla cassa insieme, quindi l'unisono. Ok, suoniamola fino alla fine e poi attenzione al giochino che fa sul China. Terzo ritornello, siamo sempre sul Charlie che suona questa figura ritmica in sedicesimi. C'è un crescendone finale, super punk rock. Quindi sono 1, 2, 3, 4 battute, di cui le prime tre di crescendo del rullante. Quindi partiamo piano. E saliamo fino a suonare tutti i colpi sul rimshot. La parte finale del fill, andiamo a sentirlo. La coda, molto bella, la coda qua fa, torna sul crash, attenzione perché ne suona spesso il crash a due mani. Si sente proprio che inserisce un altro crash, qua veramente stiamo spaccando la batteria. Attenzione a non aprire i piatti. Picchia, ma sempre con cognizione, possibilmente cercando di colpire in questa maniera e non dritto così, altrimenti poi ti tocca chiamare qualcuno per fartelo tagliare, riparare, eccetera. Non mi prendo la responsabilità se rompi crash, d'accordo? Nella parte finale c'è un breve fill e torna in modalità ba-ba-ba, Keith Moon, tutto con la cassa in ottavi. Te lo faccio sentire, questo è il finalissimo. Ci sono vari aspetti interessanti in questo brano che ti possono permettere di studiare delle tecniche. Ecco, la cosa interessante è, per esempio, non riesco a suonare il Charlie così veloce, oppure non riesco a suonare la rullata finale. Bene, allora bisogna lavorare sui colpi singoli, oppure bisogna lavorare sugli accenti. Cioè, suonare i brani ti fa capire quali punti deboli puoi avere. Quindi io cerco di spiegarti
a mio modo, che cos'è che può essere a renderti difficile il lavoro, oppure la tecnica della cassa, tutti quei colpi vicini richiedono una certa elasticità della caviglia, ma allo stesso tempo una certa potenza del colpo. Se vuoi dare un occhio, io di queste tecniche, di questi movimenti, ne parlo nel mio corso che si chiama Batterista da Zero, lo trovi su corsi.suonarelabatteria.it. Si chiama da zero, ma in realtà copre un programma piuttosto ampio e l'idea è proprio quella di portarti a suonare i brani. Tant'è che nella sezione finale del corso al momento trovi una trentina di brani famosi suonati con la partitura nello stesso modo in cui li vedi qua su YouTube, ma con la possibilità di studiarli con la tecnologia interattiva che c'è nei miei corsi, che è una figata pazzesca. Ti consiglio di darci un'occhiata oppure di guardare proprio il corso specifico che si chiama batteristadazero.it. Bene, ci siamo, ti ricordo ancora il PDF che puoi scaricare gratuitamente, trovi il link qua nelle note. Ti ringrazio molto se sei rimasto con me fino adesso, ora vado a bermi una bottiglia di Gatorade perché ho perso tutti i sali minerali che avevo in corpo. Grandi Scancanensi e grandissimo Mark Richardson. Alla prossima, ciao!